Io intanto pure. Io volevo farvi vedere che cos'è questo, l'avete riconosciuto? Lo zenzero, no? E sono con Giuseppe Marzulli, nutrizionista e biologo. Benvenuto. Lo zenzero sarà... Aspetta, ecco, così va bene? Eccolo. Sarà fondamentale per quello che stiamo per fare. Ve l'avevo promesso prima, ci occuperemo di tisane. Una tisana. Oggi facciamo una tisana riequilibrante, ma anche stimolante il sistema immunitario, anche preventiva delle malattie. Quante belle proprietà. Davvero una tisana che è anche molto nota, molti la utilizzano ultimamente, cioè la famosa tisana zenzero, limone e miele. Zenzero, limone e miele. Di cosa abbiamo bisogno allora? Ecco, di questi tre nutrienti e alimenti, ovviamente infuso di acqua. Quindi iniziamo con lo zenzero, molto noto, quello che avevi appunto in mano tu, è praticamente un alimento, un rizoma, in particolare una specie di radice, ed è, ha la caratteristica di essere antinfiammatorio. Oh, questa per è la medicina orientale è fondamentale. Adesso va tantissimo da noi, lo mettono dappertutto, vero? Prima si utilizzava più come gingerolo, quindi come diciamo bevanda. Ecco, lì c'è un bellissimo cartello che dice proprietà dello zenzero. Vediamo se siamo d'accordo. Antinfiammatorio, digestivo. Della mucosa gastrica, quindi anche per quanto riguarda problemi che riguardano lo stomaco, l'intestino. Antinausea, quindi anche per il mal d'auto o il mal di mare. È anche molto utile avere questa diciamo portata di mano, questo alimento, anche sotto forma di o bevanda, oppure anche lo utilizzano anche in agrodolce, è anche molto buono. Però ci sono delle controindicazioni che sì, noi naturalmente con molto rigore stiamo indicando. C'è da dire anche che chi è stato interessante, quindi in gravidanza o anche chi ha problematiche di tipo cardiocircolatorio, quindi assume dei farmaci anticoagulanti, bisogna appunto che sia attento. Siccome è un farmaco, si può dire, per la medicina orientale, va comunque informato il medico qualora si faccia una terapia e si inizia a utilizzare questo alimento, che noi per preparare la nostra tisana andremo a tagliare a rondelle, quindi ne tagliamo giusto un paio. Utilizziamo questo, giusto un paio, e lo sbucciamo e lo mettiamo ad infondere dalla sera prima in acqua bollente, ovvero in portata a ebollizione. Sera prima. Ecco, ci sono varie ricette, Michele, che riguardano questa tisana. Io suggerisco quella di mettere overnight, diciamo, in infusione. Che vuol dire appunto la sera tutta prima? Tutta la notte, ecco, in infusione e quindi il giorno dopo, ecco, riscaldare l'acqua e aggiungere gli altri nutrienti, che sono appunto il limone e il miele. Ecco, noi abbiamo tagliato appunto adesso le due rondelle, togliendo la buccia, le mettiamo nell'ebollitore, lo portiamo a ebollizione e lo lasciamo stare tutta la notte. Ok. Questo è sufficiente, queste due rondelle? Ecco, due rondelle, per io penso persone, che sia sufficiente, siamo... diciamo, per una rondella per tazza, diciamo. Una rondella per tazza, così ci regoliamo, ecco, anche senza noi anche a casa. Anche perché ha un sapore anche un po' piccante lo zenzero, insomma, non a tutti piace, quindi magari uno lo può regolare anche in base ai propri gusti. Giusto. Andiamo avanti quindi con l'altro protagonista, cioè il limone. Che qua il limone, è delizioso il limone da queste parti. Ottimo, ovviamente se è biologico possiamo anche pensare di utilizzare la buccia e quindi deprivandola. Un po' di buccia si può mettere insieme allo zenzero in infusione perché ha degli oli essenziali ottimi. Tra l'altro alcuni utilizzano gli oli essenziali del limone anche per l'acne o anche per la pelle, insomma, in generale. Ne abbiamo parlato proprio recentemente qui a Buon Pomeriggio. Quindi il limone, se vogliamo elencarne alcune proprietà, è un battericida. Ecco come c'è scritto anche lì. Sovraespressione, cioè battericida e anche stimolante il sistema immunitario con la vitamina C. Sappiamo che mezzo limone contiene 25 mg di vitamina C, utilissimo per proteggere e stimolare i nostri globuli bianchi per la difesa. Tono dell'umore, tono sistema nervoso e cuore, quindi aumenta anche la protezione del nostro cuore e anche abbassa la pressione. È alcalinizzante, che vuol dire? Significa che abbassa, diciamo, cerca di mantenere il pH dei tessuti alcalino, quindi basico. Quando noi facciamo una dieta proteica, tendiamo ad acidificare i nostri tessuti, quindi ecco. Utilizzare quando mangiamo un po' troppe proteine il limone significa alcalinizzare, cioè mediterraneizzare la dieta quando appunto mangiamo troppe proteine.
Quindi andiamo ad... un'altra caratteristica che volevo dirti, un po' particolare, è la stimolazione dell'evacuazione, perché moltissimi collegano il limone anche a queste proprietà restringenti. Invece, utilizzandolo al mattino con acqua calda, si va a stimolare un riflesso gastrocolico e quindi aumenta la peristalsi. Quindi è utilizzato anche in caso di stitichezza. Interessante, perché uno pensa il contrario di solito. Di solito si dà appunto il limone quando si hanno problemi opposti. Quindi andiamo spremere. Queste belle immagini. Il limone, quindi ricaviamo un bel succo che andiamo poi a utilizzare, diciamo, mettendolo nella tazza. Ovviamente adesso andiamo a la buccia la andiamo a buttare, diciamo, però effettivamente, come vi ho detto, può essere utilizzata per metterla in infusione. E quindi possiamo aggiungere limone abbondante, diciamo, ce n'è parecchio, abbondante, mezzo limone. Quindi al mattino noi possiamo riscaldare la nostra acqua portata a ebollizione la sera precedente, spremere il limone nel frattempo che lo spremiamo, lo zenzero è già lì, si è infuso. Andiamo ad aggiungere l'acqua con il limone che abbiamo preparato noi precedentemente in questa occasione, e quindi abbiamo l'acqua che assume un colore giallino, e poi andiamo ad aggiungere un elemento, cioè il miele. Il miele, che magari nelle diete ipocaloriche può essere un po', ecco, contrastante, perché è un alimento ricco di calorie, effettivamente è molto utile perché è un antibiotico, un battericida. Antibiotico naturale, è vero? Anche un sedativo della tosse. Sedativo della tosse. Quindi, vediamo cos'altro. Ecco, battericida, energizzante, perché alle calorie, ha un po' di calorie in più, per cui quindi mezzo cucchiaino lo utilizziamo per, ecco, mitigare, perché sia il limone che lo zenzero hanno questo sapore un po' piccante e deciso. Il miele ci permette di mitigare questi sapori. Dobbiamo andare un po' più rapidi, abbiamo terminato. Ma si può prendere anche fredda oppure non è la stessa cosa? È una versione estiva, fredda, sì? Può essere presa con un po' di menta. Questa è, allora, attenzione, terminato. Perché il dottor Mazzulli ha fatto una cosa per voi, ma l'assaggio io. Test. Delizioso, devo dire. Ottimo. Questo non dico di lusso, perché di lusso è riservato alla per la cucina. Però diciamo che... Questo preso ogni giorno, per un mese, protegge, detossifica. Allora. Protegge, detossifica. E ci permette di rimanere anche più snelli, in quanto è anche un termogenico, quindi ci permette di perdere un po' di... Ogni giorno per un mese? Ogni giorno per un mese, tre volte all'anno. Ci vediamo fra un mese. No, anche prima. Grazie, dottore. A presto. Allora, lì da voi che...